Si avvicina il Natale, siamo tutti più buoni. Le famiglie che si riuniscono, il profumo di cibo, l'albero di Natale, le decorazioni, i regali, la messa di mezzanotte, le tradizioni natalizie. No? Si avvicina il Natale puntualmente come ogni anno, c'è chi ama lucrare sulla rabbia, alimentando e diffondendo falsità e bufale che spesso mi vengono attribuite. Ecco, come quelle che ultimamente, senza troppa fantasia, stanno riemergendo sul web, identiche ogni anno. Io avrei scritto: vietate le recite e feste religiose nelle scuole, armonizzare il paese eliminando festività irriverenti per i nuovi cittadini. Falso, falso. Non ho mai scritto, né mai neanche immaginerei di scrivere un tweet del genere. Al di là del fatto che sono cattolica, e lo ripeto, sì, sono cattolica, da sempre le mie battaglie vanno verso il confronto, lo scambio, l'interazione, la somma e non la sottrazione. La ricchezza e il valore aggiunto e dato all'interazione culturale deriva proprio da questo. Ma andiamo avanti? Io avrei scritto: i mercatini di Natale sono un'offesa per le altre religioni, andrebbero vietate. Falso, ancora falso, questa è la bufala che ho trovato più odiosa in assoluto. Nasce all'indomani dell'immane tragedia che si è consumata a Berlino. L'attentato nel dicembre dello scorso anno ad opera di estremisti che hanno ucciso 12 persone. Qualcuno ha pensato bene di strumentalizzare cinicamente la tragedia per proseguire un'opera scientifica di incitamento e anche di istigazione all'odio razziale. Un'opera a macchia d'olio che ancora produce i suoi effetti. Bugie inventate solo per alimentare la rabbia e l'odio.